Per me Dragon Ball non è stato fantastico, è stato parte integrante della mia crescita. So che tanti empatizzeranno con me, come pure so che tanti hanno empatizzato all'annuncio della morte dell'autore, Akira Toriyama, e hanno percepito la stessa sensazione che si prova quando muore un caro amico, un parente o una persona che comunque si ama. Non ho trovato interessante parlare insieme a voi in maniera pretenziosa come tanti già hanno fatto. Quindi, piuttosto di fare tutto quello, ho deciso di portare un contenuto dove parlavamo insieme un po' a tu per tu di quello che è stato almeno per me, e tramite anche un po' di filosofia, il grande viaggio che mi ha potuto dare in questi anni Dragon Ball e le sue tre gigantesche saghe ufficiali, con più la saga, diciamo, un pochino meno ufficiale, che è Dragon Ball GT. Partiamo subito con una cosa importante: non si può negare in alcun modo che Dragon Ball non sia stato un'opera con un intreccio semplice, appetibile a tutti, da grandi e piccini. Anche se all'interno di tutta quanta l'opera possiamo trovare tante piccole dimenticanze che lo stesso Akira Toriyama ha affermato in tante, tantissime situazioni diverse, beh, di sicuro non si può negare che quando noi andavamo davanti alla TV da bambini, piccoli come eravamo, beh, non provavamo quella sensazione classica di stupore quando vedevamo un episodio di Dragon Ball Super, per i più giovani, o Dragon Ball Z, Dragon Ball, il classico della saga, o anche Dragon Ball GT, il già citato, e non ci sentivamo in un qualche modo, beh, esterrefatti, innamorati dell'intreccio semplice nella quale Dragon Ball ci ha immischiato. Io, in primo luogo da bambino, non c'era un momento in cui io mi fermassi. Sempre, sempre mi mettevo lì ogni pomeriggio a guardare Dragon Ball come se fossi un drogato, non lo so, di eroina, di qualche sostanza. No, in realtà ero semplicemente innamorato di quello che era ed è stata ed è tuttora una delle saghe più importanti del mondo, diciamo, cinematografico giapponese. Questo non comportava mai, e dico bene, mai, un intreccio scontato. Ogni singolo avvenimento di questa gigantesca serie andava a concretizzarsi in una complessità molto più ampia, in un'ambientazione molto più complessa di quanto ci potevamo immaginare. Diciamo che Dragon Ball non è ricaduto in quello che è stato, per i più esperti, almeno nel mondo videoludico, Kingdom Hearts, una saga importantissima con un intreccio gigantesco, ma che si perde, ad esempio, in tantissime stupide beghe narrative che hanno tutto al dire, cioè non servono veramente a nulla. Ebbene, Dragon Ball invece fa tutto il contrario, intreccia sì, ma lo intreccia bene, in maniera semplice, comprensiva anche del pubblico alla quale sta facendo riferimento, un pubblico di ragazzi giovani, di bambini che di sicuro non vogliono avere a che fare con gigantesche narrazioni che non servono veramente a nulla. Possiamo quindi definire la peculiarità fondante di questa serie in primo luogo la semplicità della narrazione, la semplicità nel come noi possiamo interagire con questa serie. Oltre a questo, per aggiungere ancora carne al fuoco, possiamo anche dire che è impossibile perdersi nella gigantesca narrazione di Dragon Ball. Io ve lo giuro, perdevo un sacco di episodi quando ero bambino, ma un sacco. Io penso, come voi, tornavo a casa, alle volte non riuscivo a vedermi l'episodio, non lo so, 104 di Dragon Ball Z o 105 di Dragon Ball Z, però in un qualche modo, ascoltando l'episodio 106 e mancandomi quei due episodi, riuscivo comunque a collegarmi, riuscivo comunque a capire come andava avanti la storia, e questo sta proprio alla base di una semplicità narrativa e di, chiaramente, anche altri tipi di exploit che Dragon Ball ha utilizzato per tutta quanta la serie, che hanno permesso a Dragon Ball di essere originale, concreto, semplice, ma allo stesso modo complesso nella sua narrazione, perché univa tanti piccoli aspetti anche caratteriali, non solo narrativi, di tanti vari tipi di personaggi diversi. Talmente era famoso Dragon Ball che
Non mi serviva andare lì, chiedere in giro, ragazzi, qualcuno di voi conosce Dragon Ball? No, perché tutti quanti, in un qualche modo, almeno io ero alle elementari e succedeva molto spesso questa cosa, ma anche con i miei amici quando ero piccolo, ecco, andavo lì e loro stavano subito parlando del nuovo episodio di Dragon Ball, della nuova saga che era uscita. Ad esempio, mi ricordo molto bene quando era uscita la saga di Vegeta, io ero esterrefagero proprio. Wow, tutti quanti ne parlavano benissimo, ne parlavano e mi spiegavano, ad esempio, se mi ero perso qualche episodio, cosa era successo in quel mezzo in cui io effettivamente non ci sono potuto essere. Quindi questa semplicità, possiamo dirlo a tutti gli effetti, era non solo funzionale alla trama, ma funzionale anche al contesto in cui ragazzini come me vivevano. Vivevamo in una società dove tutti quanti in un qualche modo parlavano di Dragon Ball, e penso che se qualcuno là fuori è un ragazzino piccolo, spero che abbia vissuto sinceramente questa cosa. Adesso lasciatemi 5 secondi per parlarvi di due cose. Se siete arrivati fino a questo punto del video, ragazzi, come sempre vi ricordo di mettere like e di iscrivervi, perché è un ottimo modo per supportare il canale, per mettermi in maggiore contatto con voi, molto banalmente, e per riuscire a creare quella che possiamo definire a tutti gli effetti una community. Oltre a questo, vi ricordo che stasera, mercoledì 13 marzo, siamo insieme in live con Riccardo Marcello per un nuovo episodio di Think and Radar. Ecco, Riccardo Marcello, se non lo conoscete, è un comico che nei suoi video parla molto spesso di tematiche di attualità, fa un po' di satira, alle volte tratta anche tematiche legate, poco, però comunque legate in qualche modo alla filosofia. Ebbene, con lui volevo trattare i limiti della comicità e cercare insieme di capire quali sono i problemi e problematiche che a oggi comporta l'essere un comico al giorno d'oggi. Ecco, un comico che molto spesso non riesce a comunicare con gli altri doverosamente, che ha dei problemi inevitabili col politicamente corretto e tante tante altre cose. Beh, vediamo che cosa ne pensa lui, vediamo che cosa ne penso io e cerchiamo di creare una bella discussione su Think and Radar. Torniamo a noi e parliamo di Dragon Ball, parlando un attimo più nello specifico in realtà delle emozioni infantili che sono inevitabilmente collegate a noi. Tra queste c'è chiaramente la felicità causata dalla nostalgia che proviamo nel ricordare tutti quanti i bei momenti che Dragon Ball ci ha regalato alla TV, con degli amici, con, che ne so, un videogioco, perché ragazzi, quanti videogiochi erano usciti all'epoca e quanti videogiochi escono tuttora su Dragon Ball. Beh, e tutte queste grandi emozioni, questi grandi, diciamo, rinnovamenti del nostro animo, beh, ci insegnano una cosa che, secondo me, il grande Giovanni Pascoli ci insegna benissimo. Pascoli scrive: il poeta, se e quando è veramente poeta, cioè tale che significhi solo ciò che il fanciullo detta dentro, riesce perciò ispiratore di buoni e civili costumi, d'amore patrio e familiare e umano. Lontano dai pensieri che Pascoli espone all'interno della sua più grande opera letteraria, che vi lascio anche qua sotto in descrizione, beh, io sinceramente volevo analizzare per bene ciò che dice in questa piccola frase, perché in questa piccola frase si racchiude, secondo me, una delle parti più importanti di Dragon Ball. Akira Toriyama, infatti, attinge a quella che Pascoli definisce la fanciullezza o la gioventù, cioè quella parte di noi che tutti quanti abbiamo che ci permette in un qualche modo di relazionarci con il mondo in una maniera un pochino diversa, cioè entrando, come dovrebbe fare il poeta, in contatto con la vera, se vogliamo dirla così, natura del mondo. Il nostro caro Toriyama utilizza questa abilità per tutta quanta l'opera. Basti pensare a Goku, Gohan, che sono due personaggi che riescono a essere vicini a noi proprio perché fanno un percorso molto naturale, molto fanciullesco, dove da una parte abbiamo Goku, che nel suo percorso evolutivo passa dall'essere un piccolo ragazzo, anzi un bambino a tutti gli effetti, all'essere un adulto bello, grosso e vaccinato, che ha dei suoi doveri, dei suoi obiettivi, ma che comunque permea di quella intelligenza, di quella parte di se stessi che è sempre legata appunto al mondo dei bambini.
Dall'altra parte abbiamo Gohan, un pochino un opposto di Goku, che nasce a tutti gli effetti come un ragazzino un pochino intelligente, un pochino più intelligente del padre a tutti gli effetti, ma che poi crescendo inizia a sviluppare dentro di sé una parte interiore molto più sensibile, molto più gentile, se vogliamo definirla così, che può essere molto banalmente collegata a quella che può avere un bambino nel proseguio della sua piccola età e sulla sua tenere. Empatizzare così con tutti quanti i personaggi diventa naturale, non c'è nessun problema a empatizzare con Goku, con Gohan, ma anche con altri personaggi come Vegeta o Trunks o Bulma, perché tutti quanti in un qualche modo hanno sottinteso questa piccola e minuscola fanciullezza. Questa possiamo definirla come una leggerezza che Akira Toriyama sfrutta a tutti gli effetti. E non è raro all'interno della filosofia citare la leggerezza come una virtù o come qualcosa di importante per lo sviluppo di una persona, di una storia, di una vita. Tanti filosofi parlano dell'importanza della leggerezza, infatti, e tra questi possiamo ad esempio citare Voltaire, che nel 1759 con Candido, un romanzo dell'epoca, parla proprio della leggerezza, parla della semplicità d'animo, che permette a tutti noi di vivere una vita un pochino migliore, chiaramente mettendola a bilancio con la realtà cruda, difficile, alle volte impossibile della nostra realtà. Ogni evento maligno, come ci insegna proprio Dragon Ball tramite i suoi episodi, può avere sia una facciata negativa, proprio l'evento maligno, come una facciata positiva. Ad esempio possiamo citare Goku con la sua morte all'interno degli episodi legati alla saga di Cell, dove abbiamo Goku che si muore perché l'ha voluto, diciamo, la sorte, è stata una sfiga, diciamo, della vita, ma dall'altra parte ha permesso a Gohan di sfoderare tutta quanta la sua energia, tutta quanta la sua capacità, sia intellettiva che fisica, e questo ha permesso appunto di salvare tutti quanti, di salvare il mondo, tramite un legame tra Goku, per l'appunto, e il caro Gohan. I mali della vita, dunque, sono un mezzo per vivere meglio, un mezzo per vivere più consapevoli di tutto ciò che accade e non per forza un male intrinseco a se stessi. E questo Dragon Ball lo fa anche permettendoci di ridere sugli eventi brutti, di ridere nelle disgrazie, perché serve anche un po' di ironia in tutto questo. In questo ci aiuta il caro Pascal, che ci dice: l'unica cosa che ci consola delle nostre miserie è il divertimento, e intanto questa è la maggiore tra le nostre miserie, perché è esso che principalmente ci impedisce di pensare a noi stessi e ci porta inavvertitamente alla perdizione. Senza di esso noi saremmo annoiati, e questa noia ci spingerebbe a cercare un mezzo più solido per uscirne. Ma il divertimento ci divaga e ci fa arrivare inavvertitamente alla morte. Chiaramente, nel caso di Dragon Ball, questo messaggio filosofico abbastanza pessimista nei confronti del divertimento non è propriamente ciò che Dragon Ball ci insegna o che Dragon Ball ricerca, però nella parte dove Pascal parla proprio del legame che c'è tra divertimento e morte, beh, secondo me bisognerebbe un pochino soffermarci. Qua infatti l'intrattenimento, o meglio dire quello che Pascal definisce il divertimento all'interno dei suoi pensieri, beh, è un mezzo per trasmettere, è un mezzo per trasmettere con più efficacia, rendendo a tutti gli effetti quella di Dragon Ball un'opera a tutti quanti crismi. Per tutta quanta l'opera sono trasmessi messaggi silenziosi che solo i più esperti, solo i più attenti riescono a cogliere. E ragazzi, mi dispiace dirlo, per tutti quelli che pensano che ad esempio la filosofia possa essere un mezzo per parlare solo di cose serie, beh ragazzi, non è questo il canale, non è questo il posto, perché Dragon Ball tramite tutte quante le sue narrazioni insegna e insegna e come. Insegna a un più piccolo quanto sia importante il rapporto che c'è tra padre e figlio, insegna a un più grande ad esempio quello che può significare il prendersi determinate responsabilità nella vita, tramite ad esempio Goku che crescendo deve sempre più far caso
a ciò che fa e a ciò che non fa. Ce lo nega che chiaramente Dragon Ball è un'opera principalmente rivolta ai ragazzi e ai più piccoli, ma Dragon Ball nasconde tante piccole perle di saggezza per tutto quanto il suo excursus narrativo. Se Dragon Ball è diventato così famoso è dovuto probabilmente anche a una capacità interpretativa della realtà di Akira Toriyama, e questo ha reso Akira Toriyama uno dei più grandi artisti e dei più grandi mangaka della storia, non solo del manga giapponese, ma del fumetto e ancora di più del mondo della cinematografia globale, internazionale. Vorrei concludere questo piccolo video chiedendo a voi in primo luogo cos'è stato Dragon Ball, perché Dragon Ball a me ha insegnato tante cose, solo quelle. Se volete facciamo un altro video, un altro episodio o come volete chiamarlo, però voglio chiedervi in primo luogo quello che è significato per voi. Ditemi i punti più importanti del vostro trascorso con quest'opera. E in secondo luogo ditemi se Dragon Ball è stato per voi un'opera che ha cambiato o meno la vostra vita. Come sempre qua sotto vi lascio tutte quante le fonti alla quale ho fatto riferimento, e oltre a questo vi chiedo di mettere un bel mi piace, ragazzi, è importante, ve l'ho chiesto già prima, ma veramente serve per supportare il canale. Oltre a questo, come sempre, vi ricordo che ci sentiamo settimana prossima con un prossimo video, ma anche questa sera con appunto l'episodio con Riccardo Marcello, e ragazzi ricordatevelo, oltre a questo venerdì verrà ripubblicata, quindi arrivate, tranquilli. Comunque, come sempre, alla prossima.